Ciao, per la cena di questa sera vogliamo preparare un piatto speciale, un piatto che è stato proposto dal cuoco Oldani. Questo piatto è stato proposto all'Expo 2015 a Milano e si tratta del classico risotto alla zafferano rivisto in chiave destrutturata. Abbiamo messo a bollire 100 ml d'acqua, che legheremo con 4 g di maizena. La maizena la stempero in un pochino d'acqua, così evitiamo i grumi. Giriamo e facciamo legare. Aggiungiamo un po' di zucchero, un po' di sale e spegniamo. Lasciamo raffreddare per qualche minuto. A parte abbiamo messo 320 grammi di riso in una pentola senza nessun condimento. Andiamo a tostare il riso in una pentola antiaderente. Abbiamo tostato il riso per un paio di minuti. A parte abbiamo fatto scaldare 1,5 litri di acqua salata e iniziamo a cuocere il nostro riso. Mentre il nostro riso cuoce, finiamo la nostra salsa che intanto si è raffreddata un po'. Aggiungo 1 g di zafferano e metteremo questa salsa in un dispenser. Dopo circa 20 minuti abbiamo portato a cottura il nostro risotto e abbiamo impiegato riso a carnaroli. Andiamo ad aggiungere 80 g di burro, ecco qua, quindi continuiamo la mantecatura con 80 g di grana grattugiato. Dieci millilitri di aceto bianco, io ho usato uno delicato per sushi, e poi come ultimo tocco mezza scorza di limone grattugiata. Mi raccomando, usate un limone non trattato. Giriamo e lasciamo riposare per un paio di minuti. Impietiamo il nostro risotto. Lo mettiamo sul piatto, lo allarghiamo e decoriamo e formiamo delle decorazioni sul piatto. Ecco qua.
Il nostro risotto è pronto. Grazie e arrivederci.